Il tiglio sta preparando la sua fioritura. Veramente enormi. Stanno preparando la loro fioritura. Ancora acace, anche le più piccole sono carichissime di fioriture. E qua ci sono tutte le miapi, quelle che vi mostravo, che partono all'alba e sono qua che stanno raccogliendo. Eccole là. Eccola qua. Eccole qua che stanno raccogliendo. Sono tutte interne, guardate che fioritura straordinaria che hanno. Bellissime. Poi hanno tutta questa serie di fioriture, questa è la Cimbalaria muralis si chiama, gli piace veramente tantissimo. E questa la raccolgono in un'altra fase della giornata, quando è caldo. Bellissima anche questo tipo di fioritura. Ce ne sono veramente tantissime qua. Queste sono altre acace fiorite e i tigli. Adesso a breve partirà la fioritura del tiglio. Guardate, questi sono tantissimi. Si sta aprendo sempre più anche la fioritura di questa varietà di pitosfori straordinaria. Queste che vedete qua in fondo, qua giù, sono tutta una serie di acace, anche queste dalla parte opposta qua, questo che vedete bianco qua, tutta una serie di acace, come queste qua sono, tutte in fiore. Guardate che fioritura straordinaria che hanno. E poi ci sono tutta una serie di fioriture, anche qua giù in fondo alla vallata, come questa qua che è un sambuco, questa qua che è sambuco, il scisto, questo bianco che vedete in fondo, e le acace di più in alto, ci sono dei frassini, e questo qua è un frassino, e poi una serie di acace sopra e sotto.
acace sono in fondo anche di qua. E adesso ve le mostro da vicino alcune. E poi sono su questo tipo di siepe straordinaria. Qua ci sono le api, sono qua che stanno raccogliendo. E quel tipo di siepe che abbiamo trovato a ridosso del bosco, che bellissima e straordinaria. Eccole qua, le api piacciono tantissimo. Eccole qua le api. Sono enormi queste siepi e bellissime, guardate che bellezza. Le api sono qua, adesso cerco di mostrarvele. Eccole lì una. Sì, è qua. Eccole qua. Si vedono benissimo e sono tante. Mantengono attività su tutte queste fioriture veramente straordinarie e belle. All'interno del bosco ce ne sono tante altre, come vi ho mostrato, assieme al sambuco, le acace. Fioritura attuale del mio territorio. Questa è una delle malve che vedete lascio all'interno dell'apiario, è alta un paio di metri. Adesso andrà poi a fiorire. È già fiorito qua questa, andrà a fiorire quella che ho in apiario. Poi hanno tutta quest'altra serie di fioritura. Assomiglia a un trifoglio, poi rivedremo assieme i nomi scientifici. Questi sono altri fior d'angelo, sono un po' dappertutto, assieme ai pitospori che tra un po' fioriranno. Guardate, bellissimi questi pitospori che poi andranno a fiorire.